alla multifunzionalità che sono dedicati questi rapporti, che si realizzano come studio, come ricerca nel mese di maggio, esattamente il mese del varo della legge di orientamento. E quindi l'obiettivo qual è? L'obiettivo è di rafforzare la capacità dei nostri agricoltori di fornire direttamente prodotti e servizi sempre di maggiore qualità, quindi prodotti ottimi della biodiversità, quelli censiti anche dai sigilli di Campagna Amica, e servizi come gli agriturismi, la trasformazione agro-artigianale dei prodotti, ma anche le fattorie didattiche, l'agricoltura sociale, gli agri-ospizi, gli agri-asilo, tante attività che hanno come elemento comune ma fondamentale la capacità del nostro paese di valorizzare la biodiversità, che è biodiversità naturale, agroalimentare, culturale, e questo emerge anche da questi rapporti. Il fatto che gli italiani credono in questa agricoltura che in qualche modo non si limita a produrre e a dare alla grande distribuzione e farti arrivare qualcosa nei supermercati, ma vuole metterci la faccia, vuole garantire la qualità dei propri prodotti, vuole essere garante nei confronti dei consumatori della qualità di ciò che mettiamo in tavola e dell'ambiente, per fare presidio sul territorio ed evitare che ci sia degrado ambientale. Noi dobbiamo saper cogliere quelle che saranno le sfide anche per i prossimi 10, 15 o 20 anni. E solo se avremo un piano strategico di carattere nazionale e solo se lo costruiremo con quelle associazioni che oggi rappresentano anche dei punti di criticità rispetto a quella che è l'attività che viene svolta dalle stesse imprese agricole, allora noi sapremo indirizzare, esattamente come ha fatto Alfonso Pecoraro Scagno 20 anni fa, un processo che magari all'epoca non veniva capito quando si parlava di orientamento. Ma noi dobbiamo avere quella lungimiranza nel tornare a programmare anche nel medio-lungo periodo, come dicevo precedentemente. Se saremo in grado di fare questo, noi daremo delle grandi opportunità in termini di occupazione, in termini di sviluppo, in termini di tenuta economica, in termini di quelle che sono le necessità che gli stessi cittadini e consumatori ci richiedono. Ho analizzato sia la conoscenza che il gradimento dell'agricoltura multifunzionale e dobbiamo dire che è elevato il consenso, no? Oggi è del 78%, ma anche qua diciamo negli ultimi anni è stato sempre 60-68, quindi non è cambiato molto. Diciamo che sono anche queste opinioni, vuol dire, che non registrano una forte oscillazione da un anno all'altro, no? Perché sono opinioni consolidate anche rispetto all'attività agricole multifunzionali. Appunto, abbiamo continuato a chiedere conoscenza e gradimento, per esempio rispetto all'agriturismo con ospitalità per dormire, e così passa per esempio dalla conoscenza all'87-89% con un livello di gradimento molto alto, cioè intorno all'85%. Così anche per i farmers market, livello di conoscenza è alto e anche il livello di gradimento raggiunge l'87%. Diciamo, i livelli di conoscenza sono più bassi invece negli agroasili, non sono fortemente conosciuti, ma invece, questo invece è il dato interessante, il livello di gradimento, che ovviamente è testato anche sulla popolazione che non conosce, no? Abbiamo comunicato quello che è il concetto degli agroasili. Ecco, il livello di gradimento degli agroasili addirittura supera il livello di gradimento di tutti gli altri servizi che abbiamo testato prima, anche se il livello di conoscenza è minore. Cosa vuol dire questo in termini economici e in termini soprattutto di marketing? Questo sicuramente è un forte settore da sviluppare e di cui ci può essere, diciamo, una domanda elevata, ovviamente se ci sono strutture e se c'è una campagna di comunicazione che mette un po' in sintonia la domanda e l'offerta, però sicuramente è un servizio su cui puntare in futuro. La giornata di oggi è importante perché si collega incredibilmente con una sovrapposizione di due giorni alla pianificazione agri-food strategica dell'agroalimentare romano. Come creare, e qui è un po' il nocciolo, dell'identità romana e delle peculiarità del territorio un'occasione di sviluppo chiaramente sostenibile. Anche in questa fase d'emergenza è un modo per dare valore a una filiera che non ha espresso tutte le sue potenzialità e utilizzarla insieme alla parte turistica per creare valore per tutti.
in una chiave evidentemente di sostenibilità e di sicurezza. Noi vogliamo aiutare attraverso l'alternanza scuola-lavoro quest'anno tutte le aziende agricole nella nostra regione, ma in tutta Italia, che hanno grandi difficoltà. Quindi in questo momento io faccio un appello a tutte le aziende che ne hanno le caratteristiche di fare domanda agli istituti agrari con cui non hanno ancora convenzioni, perché noi siamo pronti ad offrire dei ragazzi bravi, volenterosi, con grandi capacità, che stanno studiando e che sono le future generazioni di agricoltori che apriranno le aziende del futuro. Ho visto quanto sia necessario oggi per la collettività riconoscere il vero prodotto italiano all'estero. Asacert, la società, il gruppo che ho l'onore di dirigere e presiedere, ha messo a punto insieme a Coldiretti un protocollo di certificazione proprio a tutela dell'italianità, della tutela del prodotto e del Made in Italy all'interno della ristorazione all'estero, fuori dai nostri confini. Questo perché ci rendiamo conto che ovunque noi siamo, sia come azienda, con le nostre presenze territoriali, ma anche girando inevitabilmente, facendo un mestiere che ci porta a essere un po' girovaghi per il mondo, ci rendiamo conto di quanto il brand italiano, l'italianità sia importante e quanto all'interno dei ristoranti poi effettivamente non ci siano prodotti italiani. Ecopneus è il consorzio che si occupa del trattamento dei pneumatici arrivati a fine vita. Li raccogliamo dai gommisti quando appunto si cambiano i pneumatici e li incanaliamo nei cicli di trattamento in modo tale da poter effettuare il recupero, che può essere di energia, e cioè utilizzare la gomma come combustibile in alcuni impianti autorizzati, ma questa è la priorità numero due, perché il nostro obiettivo vero è portare il più possibile la quantità verso la priorità numero uno, che è costituita dal riciclo di materia, e cioè utilizzare la gomma contenuta nel pneumatico come materia prima e seconda per dare una nuova vita a questo materiale. Nel mondo agricolo, se lo guardiamo in senso molto ampio, troviamo appunto tante applicazioni, perché laddove occorre avere una superficie dove diciamo non ci siano urti o l'urto venga attenuato nei suoi possibili danni, oppure soprattutto dove si alleva il bestiame si devono evitare superfici scivolose, superfici difficilmente pulibili, ecco che la gomma dà la possibilità di realizzare oggetti molto in linea con quello che è l'aspettativa, diciamo, dell'agricoltore. Per la centrale latte del Frusinate, essendo un'azienda di territorio che opera nelle province di Roma, Frosinone e Latina, è fondamentale prendere parte a queste organizzazioni di eventi e soprattutto trarre i dati di quelli che sono gli effettivi consumi e le effettive volontà del consumatore. E in questo periodo di lockdown abbiamo collaborato con Coldiretti con la fornitura di latte UHT alle famiglie romane, latte 100% Lazio prodotto all'interno del nostro stabilimento. Il rapporto che viene fatto tra il consumatore e la produzione industriale, quindi di conseguenza la filiera agricola, è fondamentale per mantenere quello che è la storia, la tipicità del territorio, soprattutto l'autenticità di un prodotto. Oggi presentiamo una realtà qui di Roma, una grossa azienda di 800 ettari, la tenuta Cesarina, che è un'azienda totalmente biologica che rientra nel parco della Marcigliana, quindi sotto Roma Natura, quindi è un esempio di rapporto virtuoso tra la produzione, in questo caso biologica, e il rispetto del territorio, dell'ambiente, eccetera. L'aspetto che oggi voglio affrontare è che nel rapporto appunto tra territorio e istituzioni che si occupano della tutela del territorio, quindi nel caso specifico Roma Natura, che si sta prestando a varare il piano di assetto finalmente dopo oltre 15 anni, vengano considerate le esigenze della produzione agricola, ma anche della possibilità di sviluppo di turismo rurale, di agriturismo,